diciamo, divertenti osservazioni che sono state fatte contro l'iniziativa del ministro Salvini, una veramente colpisce, cioè quella di dire lo fate per cercare voti. In questo modo riconoscete che la stragrande maggioranza dei cittadini aderisce a queste preoccupazioni che ha concretizzato il ministro Salvini. C'è una forte preoccupazione perché, vedete, cari colleghi, e mi rivolgo in particolare ai colleghi di origine sinti, forse voi non sapete, non essendo italiani, che molto spesso polizia e carabinieri, quando e soltanto nei casi in cui qualche rom o sint viene pescato dalla polizia e carabinieri a commettere dei reati, solo in quei casi c'è l'abitudine di non dare le proprie generalità. E allora pensiamo ai diritti dei nostri concittadini, che hanno diritto che coloro, e sono una minoranza nella minoranza, che commettono dei reati vengano assegnati, come tutti i cittadini italiani, alla legge e non diano i cosiddetti alias. Altrimenti si fa una discriminazione a danno dei cittadini italiani, compresi i sinti, che sono tanti, che non delinquono. Questa è la ratio, al di là di qualche battuta che può essere criticata del ministro Salvini, la ratio vera di questo governo e di questo ministro. Se ci fossero, se ci saranno, e io penso che non ci saranno, delle cose diverse, allora la vostra indignazione avrà un fondamento. Ma in questa situazione è semplice demagogia e propaganda politica. Vergognatevi sulla pelle dei sinti che questo governo aiuterà quando meritano e dove. Danke schön. Grazie, ed ora sentiamo l'onorevole Maullu per 2 minuti. Silenzio in aula, silenzio, silenzio. Ed ora sentiamo l'onorevole Maullu per 2 minuti. Silenzio in aula, silenzio, silenzio. La richiamo all'ordine, onorevole Borghezio. Onorevole Borghezio, la richiamo all'ordine. Liebe Kollegen.